dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non avere paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto.